senso, anch'io sono d'accordo che non è né un bello spettacolo né, cioè, la sporcizia lasciata per terra, che l'abbia lasciata un italiano, un tedesco, un giapponese o non lo so, non fa molta differenza, no? Ma questo non è uno scontro di culture, è una cosa che secondo me è importante sottolineare. Non è che il New York Times odia l'Italia, gli americani da qui in avanti ameranno meno Roma. È una cosa, non è possibile una cosa così, dove che ci sono migliaia di turisti ogni giorno. Buonasera, ci risiamo. Mafia Capitale seconda ondata. Uno schifo, abbiamo detto nel telegiornale in questi giorni. Uno schifo perché, francamente, quando si vede che si lucra a 1 euro al giorno per ogni migrante, o quando si vede che si lucra nella maniera peggiore su quelli che sono alcuni dei capisaldi della cultura democratica, sull'accoglienza, sul recupero, sulla riabilitazione. Quando si tocca tutto questo in nome di guadagni illeciti e immotivati, con una consorteria che è contemporaneamente mafiosa e politica, si fa del male anche appunto allo stesso concetto di democrazia rappresentativa. Questo è quello che sta succedendo anche con tante piccinerie e per questa inchiesta che scoperchia non solo comportamenti, ma anche veri e propri sistemi. Che la gente sta vedendo che cosa di concreto la mafia faceva, cioè pilotava gli appalti, sfruttava, come dicevi tu, la povera gente, gli immigrati senza casa e ne guadagnava tantissimo. Quando vai a vedere sul concreto le storie di corruzione, le storie che mettono in atto, diciamo, la speculazione economica ti fa molto più rabbia, comunque vedi le cose più in concreto. Purtroppo, perché siamo a Roma, queste cose purtroppo vedendole giù in Sicilia, in Calabria, siamo abituati. E Roma naturalmente è una città che si prepara ad una sfida importante internazionale come il Giubileo.